Le patologie tumorali stanno aumentando, questo è un dato. Le cure però sono sempre più all'avanguardia. Un corretto stile di vita e una puntuale prevenzione sono le difese che ognuno di noi può mettere in campo. Sono i temi della quarta edizione del progetto Giona, voluto da Calcit, ASL, Rotary Club di Arezzo, rivolti principalmente ad una platea di 200 studenti aretini affinché imparino fin da giovanissimi come difendersi. Facciamo uso di cibo così definito trash, cibi conservati, cibi processati, sempre meno utilizziamo la dieta mediterranea, prevale sempre più la sedentarietà e questo purtroppo aumenta il rischio. E solo con la prevenzione riusciamo ad abbattere quella che è la tendenza all'aumento della malattia tumorale. E con corretti stili di vita riusciamo cambiare la tendenza della crescita e ridurre l'incidenza dei tumori del 40%. Quindi lo stile di vita comprende la nutrizione, l'attività fisica e non solo, bisogna pensare alla prevenzione primaria ma anche alla prevenzione secondaria. Quindi seguire gli screening, seguire lo screening mammografico, lo screening della cervice uterina, del colon retto, vaccinare i bambini è importante perché già la vaccinazione contro il papillomavirus e l'epatite B prevengono certi tipi di tumori, come chiudere la porta a certi tipi di tumori nel futuro. Più di recente è stata introdotta l'offerta gratuita della vaccinazione contro il papillomavirus. Si vaccinano abitualmente i bambini e le bambine, i bambini e le bambine a partire dal 12° anno di vita. Per i maschi la vaccinazione è gratuita fino a 18 anni, per le bambine da quest'anno, per le ragazze, è gratuita fino al compimento dei 26 anni.